ragazzi, e bentornati qui sul canale con un nuovissimo episodio di GeoGuessr. Siamo tornati ragazzi con GeoGuessr. Oggi torniamo nel nostro paese, perché ho visto che GeoGuessr ha inserito una mappa ufficiale dell'Italia. Quindi cosa facciamo? Non la proviamo? Io direi subito di iniziare, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace se ancora non l'avete lasciato, e direi di buttarci subito in game. Ovviamente single player. Adesso vediamo un pochino dove ci butta questa volta. Bene, direi che non male. Si comincia benissimo. Questa è l'Italia? Ma siamo sicuri? Questa è Italia? Ok, allora, ovviamente dobbiamo appunto capire dove ci troviamo. Per chi non sapesse cos'è GeoGuessr, è un gioco dove bisogna indovinare dove ci troviamo, in questo caso in Italia, solamente basandoci sullo Street View di Google Map. Allora, io se vi dovessi dire una località qua, io vi dico, non so perché, ma mi ispira molto tipo Abruzzo. Ora, non ne sono sicuro, vediamo se avevo ragione. Troppo forte! L'Aquila, Popoli e Castelnuovo. Allora, Abruzzo, io direi che non è grandissimo come regione, non è grandissimo come regione. L'unico problema è che bisogna vedere appunto dove si... Allora, qui c'è scritto Castelnuovo, Popoli e L'Aquila. L'Aquila è qui. Ok, ora l'Abruzzo è questo. Oddio, non si vedono bene i confini. Questa cosa non è molto buona come cosa. E ovviamente dobbiamo capire appunto dove sia. Allora, secondo me siamo tipo verso le montagne, e su questo non ci piove, ragazzi. Ok, qua si vede anche il confine della regione. Perfetto. Allora, Castelnuovo e Popoli. Il problema è che, essendo l'Abruzzo, non c'è nemmeno così tanta possibilità nelle città, perché comunque sia di, diciamo, città famose in Abruzzo c'è Teramo e L'Aquila. In questo caso ci dice L'Aquila, che è qua. L'unica cosa è che bisogna trovare appunto Popoli e Castelnuovo. Però, bella domanda. Perfetto. E direi che siamo già nella merda totale, perché io non so. Nel senso, ragazzi, bisogna aver culo di trovare Castelnuovo e Popoli. Però aspettate, allora vediamo un pochino. L'Aquila a me la dà, a parte che non serve a niente vedere dove stiamo, il nord ce l'abbiamo alle spalle in questo caso. Potremmo capire un secondo meglio a seconda della statale, per capire un secondo dove siamo. Qui mi dici di andare, ok, verso l'Aquila, perfetto. Però qui c'è un cartello, che ci dice... Allora, Popoli Pesca... Popoli Pescara, Calvisio e Castelvecchio... Ok, abbiamo già un pochino più di scelta. Allora, Castelvecchio Calvisio, eccolo qua. Ok, ci siamo. Ci potremmo essere. A me qui mi dice di andare a sinistra per Castelvecchio, quindi potrebbe essere effettivamente questa qua. Ma sapete che io quasi quasi mi butto già... Aspettate, però Castelnuovo me lo dà dritto. Secondo me siamo tipo... Ah, noi siamo arrivati, secondo me siamo qua, tipo. Proviamo? Dai! Eravamo veramente a Castelnuovo. Buono. 4.955 punti. Andiamo subito al prossimo round per vedere dove ci bu... porca troia però, ma cazzo, vabbè che è l'Italia, ma in Italia non è che abbiamo solo le strade sterrate, porca puttana, Ma che cazzo... Io mi chiedono, ma la Google Car non aveva un cazzo da fare quel giorno? Che andare qua? Qua? Cosa cazzo? Vabbè, perfetto, dobbiamo trovare una strada asfaltata. Allora, qua come zona mi ricorda un po' la Toscana, sinceramente. Il problema è che è un po' un delirio. È un po' un delirio perché vatte la pesca te. La strada asfaltata potrebbe essere tra 200 km, probabilmente. Bisogna avere cura di trovare una strada asfaltata. Qua probabilmente non saremo precisi come prima, mai nella vita. Ragazzi, questo non è semplice. Non è semplice perché è da 5 minuti che sto andando avanti, ma non sto trovando niente. E sono ancora... Cioè, sono meno sicuro che sia la Toscana questa, perché è un po' strano. Nel senso, cosa succede qua? Cosa succede? Ok, qua dice che c'è la precedenza tra un po'. Ok, questa potrebbe essere una cosa buona. C'è una strada? Sì, c'è una strada. C'è una strada. Ok, questa è una cosa buona. Polizia municipale, località San Fele, tipo 0926. Non ho idea di che prefisso sia questo. Proprio zero. Però sto cominciando a pensare che sia Sardegna. Non mi chiedete il perché. Non è Sardegna. Attenzione, non è Sardegna, ma è... Oddio, Potenza. Potenza? Io Potenza ho un momento di lag mentale. Dov'è Potenza? Ok, Potenza.
È in Basilicata? Ok, già torna un pochino di più. Ok, allora, Atella, Rio Nero, Melfi, Potenza, Rapone. Cazzo, eh. Questa sale 401, però, attenzione. Questa sale 401 è questa qui, che fa tutto il giro qua, al limite con Lazio. Tutto il giro al limite con Lazio. Attenzione, Atella. Atella lo vediamo da qualche parte? No. Area industriale, però qua un'area industriale me la dà effettivamente. E l'area industriale c'è qui. Io ragazzi non so perché, ma mi voglio buttare qua, in questa zona qui. Esattamente. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio, però 15 km, 4550 punti, non è male. Andiamo al terzo round di oggi. Area aperta, grazie a Dio. Allora, area... Oh, c'è già un cartello qua. Incredibile, se mi dice anche il comune, siamo a cavallo. Località annunziata. Comune di Castiadas. È una città italiana, Castiadas. Allora, qua... Penso sia Sardegna. Non penso ci siano molti dubbi. Castiadas. Penso sia un nome da centro Italia, per esempio. Quindi sono quasi sicuro che sia Sardegna questa. Bisogna solo capire quale zona della Sardegna. Ma questa strada è infinita. Sembra l'America. Ok, sì. Potrebbe essere la Sardegna. Questa al centro, per essere sicuri. Cioè, per essere sinceri, ragazzi, penso sia anche al centro della Sardegna, perché mi sembra molto montuosa come zona. Ok, qua c'è un incrocio. Ok, qua c'è... fermi tutti, che qua mi dice delle località. Attenzione. Perché era tutto sfocato, non vedo... Bivio Villa Simius. Ok, siamo in Sardegna. Castiadas, 11 km. Ok, questa è una cosa molto molto buona. Molto molto buona. Villa Simius mi sembra sia verso il basso. Esatto. Noi dobbiamo trovare Camisa o Castiadas o Annunziata, lì come si chiama. Villa Simius è qua. Ok. E va bene. Ok. Qua non mi sembra ci siano città, quel che vedo. Attenzione, Castiadas 11 km. Attenzione, questo... Allora, bisogna solo capire adesso se Castiadas è qua. Noi avevamo visto Annunziata prima, vero? Sì. Annunziata mi sa tanto che è una città molto piccola. Io non ve lo vorrei dire, ma mi sa che è Annunziata. C'è un moscino del cazzo. Castiadas... Allora, se mettiamo qua, siamo a 11 km. Quindi già un po' di punteggio l'abbiamo fatto. Bisogna solo capire. Allora, 11 km. Allora, Castiadas 11 km. Allora, io sinceramente mi butterei in questa zona. Solo che non mi dà i nomi delle città, ragazzi. Non mi dà niente. Allora, il nord ce l'abbiamo dietro. Il mare, do per scontato che sia davanti. Siamo in mezzo a due catene montuose. Secondo me siamo qua, tipo... Questa zona. Io vi dico che siamo qua. Azzo. Non è andata male. C'era anche scritto l'Annunziata, però non pensavo sinceramente di essere qua. Però 4660 punti, 11 km. Non è male. Direi che possiamo andare al quarto round su 5. Ari dai, strada sterrata. Ma porca troia. Allora, direi di andare verso il basso, perché la macchina viene da qua, mi sembra. Sì, perché c'è la polvere. Quindi se vado verso il basso, prima o poi penso di trovarla una strada asfaltata. Penso e spero, sinceramente. E io, lei la domanda si può sempre spontanea, no? Ma la Google Car in queste zone, perché... Oh merda, ma è infinita questa strada. Oh no, ma questa è impossibile. Non c'è una città qua. Monteluco e San Vicenti. Monte Benichi. Benvenuti a Bucine, comune denuclearizzato, comuni gemellati. Bucine, di qua c'è una città, però io direi di andare di qua. Mi sembra un pochino più grande come strada. Attenzione, comune di Gaiole in Toscana? In Toscana, veramente? Attenzione, questo è un colpo di scena. Gaiole in Chianti. Ho capito, però è una strada sterrata. Io come faccio a sapere dove... Questo è un disastro. Destra o sinistra? Mi sembra sia questa la strada principale. Io proseguo. Vediamo dove ci porta la via. La retta via porta sempre a fanculo, quindi andiamo sempre lì. Non mi dite che finisce la strada qua dove c'è sta villa? Ok, no. Ho capito, però... Non è se... Ma questo va a casa di qualcuno, palese. Siamo nel mezzo del nulla. Proprio nel niente siamo. Io veramente... sono curioso di sapere dove è sta zona, perché sinceramente non penso di aver mai visto una cosa del genere. Una strada sterrata così. Oh, attenzione, diventata asfaltata. Incredibile, attenzione. Siamo a un punto di svolta, fermi tutti. È diventata asfaltata. Siamo in un centro, San Vicente. Ma che figo è qua. Fermi tutti però, c'è un cartello che mi dice. È Rinascimento, no, aspetta. Rinascimento conservativo. Borgo San Vicente. Passione come tra Borgo di Monte Gaiole in Chianti. Un punto, cioè so che siamo in Toscana, però almeno, che ne so, Firenze, quanti chilometri è? Massimo mi butto, cioè 10 minuti che sono andato avanti. È diventata sterrata di nuovo.
No, vabbè, ragazzi, l'ho presa per il culo. Ma perché? Ragazzi, io sinceramente non so. Nel senso, è veramente, sono 10 minuti che io sto cliccando avanti all'infinito. Ma, oh, non c'è niente. Ma niente, ma come faccio? Cioè, questa strada sterrata è infinita, non sto scherzando. Vabbè, ragazzi, mi tocca buttarmi per forza, perché è veramente infinita come strada. Non so cosa dirvi. Proprio mai vista una cosa del genere. Io mi butto, dico che siamo in Toscana, vicino Firenze. Penso, boh, non lo so, strada in Chianti. Io direi qua, in questa zona. Però, siamo qua? Boh, vediamo. 30 chilometri, eravamo anche vicino a Firenze. Però, ragazzi, cioè, come dovevo fare? Vabbè, comunque, 4155 punti. Direi che possiamo andare con l'ultimo round di oggi. E ovviamente siamo in una strada sterrata. No, vabbè, siamo ancora. Ma guarda che strada! Ma come ci è arrivato? Ma siamo a casa di uno? Bella per te, ma che... No, vabbè, ragazzi. Questa è uno scherzo. È difficilissima questa mappa. Porca troia. Ma risiamo punto a capo. Non... È finita la strada? È finita la strada? È ovvio. Comunque, vedendo il paesaggio, qui mi sembra Sud Italia. Per quello penso di esserne più o meno sicuro, diciamo. Anche qua però bisogna vedere quanto dura la strada sterrata, perché se mi dura 30 km è un problema. È veramente un problema. Sperando che posso che continui poi, perché magari si ferma. Esattamente. Si ferma. Niente. È finita. Ah, siamo sul mare, siamo sul mare. Allora, fatemi ragionare, il nord ce l'abbiamo dietro, quindi il mare è al sud, è sud-est. Ok, potrebbe essere Puglia, potrebbe essere Calabria, potrebbe essere Sicilia, penso. Non credo ci siano altre alternative. Ora, il fatto è questo, se vi devo dire una località, io vi posso dire che siamo, sinceramente, allora, sapete che lì c'è un fiume, mi sembra sia un fiume quello, è un fiume parecchio grosso, sinceramente, ragazzi, io direi che siamo qua, potrebbe essere anche questo, effettivamente, siamo qua. Oh, oh, ma che culo di merda di nuovo, come l'altra volta, non ci credo, io non ci credo, non ci credo, ragazzi, di nuovo, no, vabbè, no, vabbè, di nuovo di 200 metri abbiamo sbagliato, no, vabbè, ragazzi, non ci credo, incredibile, ragazzi, ma sono un mostro, no, ho culo, precisiamo, ho culo. Vediamo il summary perché è incredibile. Ragazzi, 23.312 punti. Non è per niente male, tenendo conto che abbiamo indovinato. Il migliore che abbiamo indovinato è il quinto. Quello che non... Vabbè, non ho parole. Ragazzi, che dire? Io vi ringrazio per aver visto il video. Ci vediamo la prossima volta con un nuovo video, con un nuovo live streaming. Se volete consigliare una mappa di Geoguessr da fare, fatelo qua sotto nei commenti. E niente, vi ricordo di lasciare un like se ancora non l'avete lasciato, di iscrivervi al canale se ancora non vi siete iscritti. E niente, ci vediamo alla prossima, ragazzi. Bella.